Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi, come vi ho già annunciato, nelle Instagram Stories. Vi ricordo quindi di seguirmi su Instagram perché lì riesco più o meno a darvi tutte le notizie di tutti i nuovi prodotti, novità che escono, eccetera, in tempo reale. Comunque in questo video parliamo di una nuova limited edition di Makeup Sien che possiamo trovare da Lidl un pochettino a sorpresa. Era uscita proprio da pochissimi giorni appunto la Summer Fresh, ossia una trend edition di makeup di cui vi ho parlato in uno dei miei ultimi video che vi lascio qui nelle schede. In questo video però ho deciso di parlarvi di una nuova linea appunto Sien dedicata solo ed esclusivamente alle sopracciglia e ci tengo a precisare che è composta da 5 prodotti. Proprio per questo mi vedete tutta ben truccata e sistemata, ma con le sopracciglia assolutamente fuori posto, perché ho deciso di provare alcuni di questi prodotti con voi. Li ho acquistati proprio stamattina. Per prima cosa vi dico che questa limited edition Sien si chiama Brown Perfect ed è composta da penna sopracciglia highlighter, crema per sopracciglia, cera fissante e polvere colorata per sopracciglia, matita sopracciglia con spazzolina e gel sopracciglia. Per prima cosa ho trovato nell'espositore la Brown Perfect Highlighter, ossia una penna per sopracciglia disponibile solamente in una tonalità. Ho visto che praticamente è un color burro, purtroppo non ha un buon inci. Sono riuscita questa volta a fotografare l'inci di tutti i prodotti e già vi dico che sinceramente non sono un granché. Comunque, parlando della penna highlighter, ha un costo di 1,99 €, non ha un buon inci in quanto è sia a base di olio di ricino, ma contiene anche paraffina e vari parabeni. Per questo, non incuriosendomi tanto, ho deciso di non acquistarle. Ho trovato poi ben 2 Brown Perfect Eyebrow Gel, ossia 2 gel per sopracciglia, che hanno un costo di 2,49 €. Le colorazioni disponibili sono la numero 01 Natural Brown e la numero 02 Deep Brown. Anche questi gel per sopracciglia, sono sincera, non hanno proprio un buon inci, però rispetto anche agli altri prodotti non sono fatti malissimo. Proprio per questo ho deciso di acquistare il gel per sopracciglia numero 02 Deep Brown ed è praticamente un, penso a questo punto, mascara per sopracciglia. Io ragazze sinceramente non sono un granché esperta di questi prodotti, perché avendo delle sopracciglia già diciamo molto belle, definite e soprattutto molto folte di mio, non ho mai acquistato ecco prodotti del genere. Mi sembra un piccolo mascara. La confezione contiene 5,5 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. All'interno sì, ha proprio lo scovolino di un mascara, ma davvero molto molto piccolo. Spero di aver indovinato la colorazione, quindi adesso avvicino la videocamera e proviamo subito insieme questo prodotto. Direi di provare questo gel solo su questa sopracciglia, perché poi avremo, come vedrete fra pochissimo, altri prodotti da provare. Beh, dà un buon rilascio di colore. Mentre viene applicato sto vedendo che pettina anche le sopracciglia. Qui ho sbavato un pochettino, vediamo. Ah sì, si rimuove anche con facilità. Dà un effetto naturale molto molto bello, perché sto vedendo che sta riempiendo naturalmente i buchettini e anche il colore mi sembra molto azzeccato con i miei capelli. Come prima impressione, questo gel devo dirvi che mi sta piacendo. Il secondo prodotto di cui vado a parlarvi è quello che sinceramente mi ha colpito subito, in quanto ha un packaging davvero molto bello. È quindi una sorta di palettina color argento composta da una cera fissante e polvere colorata per sopracciglia. Ha un prezzo di 2,49 €. Voglio provare questa palettina che, come vedrete fra pochissimo, ho deciso di acquistare
proprio su quest'altro occhio. È disponibile in due colorazioni, 01 Natural Brown e 02 Deep Brown. Io naturalmente ho deciso di acquistare la colorazione più scura, ossia la numero 2 Deep Brown. Il packaging esterno, ragazze, è davvero molto molto carino. Farà sicuramente tantissimo riflesso, però mi piace moltissimo. Quindi il contenuto di questo prodotto, wow, ha un'apertura molto bella, perché praticamente si preme qui e si apre. Wow! E abbiamo uno specchio, con cui spero di non accecarvi, una cremina colorata, naturalmente una pomata per sopracciglia, una polvere e naturalmente un pennellino che non so fino a che punto mi sarà utile, comunque lo proveremo, con due scovolini. Io direi di utilizzare in primis la pomatina e poi la polvere per fissarla. Naturalmente mi servo dello specchio che c'è qui e andiamo direttamente con questo pennellino. E questo pennellino è molto scomodo perché non mi permette di creare bene l'arcata. Vedete, non, essendo non troppo preciso, mi fa sbagliare. Qui sto veramente facendo un casino, ma secondo me la colpa non è tanto di questa pomatina, come la chiamo io, ma è più colpa del pennellino. Diciamo che questo è più o meno il risultato. Secondo me applicato con un pennello fatto un pochettino meglio potrebbe andare molto molto bene. Sto cercando di fissare con quest'altro la polvere, però il risultato è molto peggiorato. Per la cera fissante polvere, se è la prima volta che la usate come me, dovete sicuramente acquistare un pochettino di manualità, ma comunque da dipigmentazione e con i pennelli giusti secondo me è una combo molto carina, soprattutto per avere proprio delle sopracciglia molto definite. Mi piace molto e sono contenta che vedete anche in questo caso il colore è molto azzeccato. Di questo prodotto devo dirvi che la parte in cera sto leggendo che ha un inci fatto abbastanza bene, mentre questa parte polverosa contiene purtroppo dimeticone. Nell'espositore ho poi trovato una crema per sopracciglia che ha un prezzo di 2,49 euro e ragazzi assomiglia moltissimo ad un prodotto di Benefit che sono sempre stata curiosissima di provare. Si chiama Brown Perfect Pomade. Anche la pomata è disponibile in due colorazioni, la numero 01 Natural Brown e la numero 02 Deep Brown, ha un prezzo di 2,49 euro. Io naturalmente ho deciso di acquistare questo prodotto e ho preso la numero 02 Deep Brown. Non ha un buon inci in quanto contiene al suo interno cera microcristallina. Apriamo il prodotto perché naturalmente voglio provarlo e a questo punto direi di provare ad applicarlo su questa sopracciglia, visto che fra le due diciamo è quella con meno prodotto. Si presenta il pottino in questo modo e credo che qui troveremo, sì infatti qui troviamo il suo applicatore. Il colore mi sembra già molto azzeccato e quindi procediamo. Se avessero messo in questo set un pennellino del genere, io penso che sarebbe stato perfetto, perché quello che ho trovato dentro è troppo troppo grande. Molto molto pigmentata, ragazze, si sfuma molto bene. Forse normalmente avrei messo prima la brown pomade e poi questo eye brown gel. Magari fatemi sapere voi nei commenti, che siete più esperte di me, quali sono gli step per applicare al meglio questi prodotti. Infine, ragazze, della collezione fanno parte ben due matite per sopracciglia, ossia le Brown Perfect Brush Pen, composte appunto da una punta per delineare le sopracciglia e dall'altra parte della matita abbiamo anche uno scovolino per disegnarle meglio. Ho deciso di non acquistare questa matita per sopracciglia in quanto in prima cosa non ha un buon inci, in quanto abbiamo tra i primi ingredienti ciclopentasiloxane e cera microcristallina. E nell'espositore Sien troviamo spesso matite per sopracciglia con inci molto molto migliore. Comunque è disponibile nelle solite due colorazioni, numero 01 Natural Brown, numero 02
Deep Brown e hanno un prezzo di 2,49 euro. Con questo ragazzi è tutto, mi raccomando come sempre fatemi sapere quale di questi prodotti vi ha colpito maggiormente, quale avete acquistato, quale vorreste acquistare. Io vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!